un piacere, siamo qui a sentire un po' la presentazione di questo libro scritto e ideato da Giuseppe Giusso, l'amico giornalista che conosco da tanti anni. È stata un'idea brillante la sua, quella di uscire con questo libro che racconta un po' la quotidianità del mondo odierno, ovvero di un'industria che di un mondo che deve collegarsi al mondo di internet, al mondo di industria 4.0, della digitalizzazione, ovvero tutto quello che il mondo moderno deve riuscire a capire. In questo libro sono state fatte alcune interviste a personaggi locali, dell'istituzione e non, a testimonianza della sensibilità che Benevento pone su questa faccenda. Industria 4.0 sapete benissimo che è un tema che l'industria manifatturiera italiana sta spingendo molto, ci sono molti investimenti in tal senso e ovviamente un libro del genere non può fare nient'altro che rimarcare questa attenzione rispetto a questo mondo che probabilmente noi di una certa età abbiamo difficoltà a comprendere, a stare dietro, ma soprattutto lo fanno in modo lodevole i giovani. Quindi stasera proprio in questo ambito, nell'Unisane di Benevento, c'è la presentazione di questo libro e la prefazione di stasera verrà fatta da Giovanni Caturano, c'è il CEO della Spin Vector, un'altra azienda associata a Comindustria, che da anni si fa paladino di questo movimento, cioè un movimento che è indirizzato al mondo artificiale e alla tecnologia. Quindi un plauso a Giuseppe Giusso che ha avuto questa brillante idea, a noi altri imprenditori, studenti universitari, gente di tutto quanto il mondo sociale che deve dare ovviamente rilevanza e attenzione a questo input che ci dà stasera Giuseppe. Sicuramente con questo regolamento l'Europa complica la vita a chiunque gestisca dei dati, anche a piccoli esercizi, però è un momento fondamentale che segnerà anche un cambiamento nel modo in cui noi gestiamo dati, perché fino a ieri molti di noi erano inconsapevoli del rischio legato alla diffusione di dati sensibili. Quindi il GDPR, oggi entra in vigore il GDPR, il GDPR è un momento, io direi, che ha un'importanza storica in tal senso, che comporterà sicuramente un aggravio di costi, di sforzo per chiunque abbia dei dati di terze parti, chiunque gestisca dati di terze parti, però questo cambierà anche il nostro modo di proteggerci, perché segnerà una svolta significativa nella modalità che noi abbiamo di trattare i dati altrui. Oggi il tema della privacy è importantissimo perché utilizziamo molti dispositivi che possono diffondere dati sensibili a nostra insaputa. Questo accade su molte piattaforme, in moltissimi scenari e mette a repentaglio la nostra sicurezza da molti punti di vista e spesso l'utente dello smartphone piuttosto che l'utente della rete ne è completamente inconsapevole. In effetti è bello vivere in un mondo connesso, però questo apre la strada anche a tante opportunità, a tante idee. Oggi tutto si può fare con la tecnologia e informando e approfondendo un po' questi temi è venuto fuori appunto l'idea di scrivere un libro in particolare su Internet delle cose, quindi Industria 4.0, Smart City, per cui il pilastro centrale è quello delle energie rinnovabili,
e soprattutto il tema della privacy, che ormai è al centro dell'attenzione un po' di tutti, in particolare dopo ciò che è successo con i dati di Facebook, ma è un qualcosa che già esisteva in precedenza, perché il tema dei big data non è un tema nuovo, ma ormai se ne sente parlare già da un po'. Tutte queste tecnologie a Dubai le stanno già sperimentando, sono già realtà, per cui l'ultimo capitolo è appunto Expo Dubai 2020, collegare le menti, creare il futuro. Lì stanno progettando le città del futuro, ci auguriamo che anche Benevento un giorno possa diventare una smart city. Io ho fatto un'analisi un po' generale del libro, poi per calarlo nella realtà nostra locale ho intervistato su questi tre temi, internet delle cose, smart city e privacy, tre professori dell'Università del Sannio, Alfredo Vaccaro, Maurizio Sasso e Corrado Aaron Visaggio. In più ho coinvolto il presidente di Confindustria su Industria 4.0, il presidente dell'ANCE che sta facendo un ottimo lavoro sulle smart city e il questore Bellassai sulla privacy. La prefazione di Giovanni Caturano, che è uno dei massimi esperti di realtà aumentata che abbiamo nella nostra città, ma mi penso anche tra le massime persone più autorevoli in Italia su questo tema, per cui ecco il discorso di rete. La ricchezza della nuova era è quella di mettere insieme, condividere, quindi non c'è più basta con i personalismi, facciamo un discorso di rete e i risultati possono venire.